Ragazzi, che cosa voleva dire questa cosa? In questo video parleremo dei gesti in Giappone, quindi restate con me se volete scoprire che cosa vi ho detto poc'anzi con questi gesti. Ciao ragazzi, come state? Allora, sono Sebastiano Serafini e benvenuti in Giappone. Allora, questo è il nostro appuntamento che abbiamo 2 volte a settimana in cui vi parlo di cose giapponesi. Questo non è un argomento che mi avete chiesto di parlare voi, però è un argomento che praticamente mi avete suggerito voi con questo commento. Quando mi avete detto che io ho fatto il 3 come i giapponesi, mentre la mia amica giapponese Eriko ha fatto il 3 all'italiana. E questo mi ha fatto molto pensare, perché dovete sapere che se rimanete tanto in un posto, finirete per assimilare tantissimo della cultura del paese che vi sta ospitando. E quindi mi ha fatto un po' sorridere questa cosa, ho detto: ma sapete che potrebbe essere proprio una bella idea per farci un video? Quindi oggi vorrei parlare delle 10, ma forse ce n'è qualcuna in più, body language o comunque gesti che si usano in Giappone che magari visti dagli stranieri potrebbero essere interpretati in modo sbagliato. Quindi secondo me è giusto che li impariate, che così se volete venire in Giappone non avrete delle brutte sorprese e riuscirete subito a comprendere quello che le persone vogliono dirvi con dei gesti specifici. Il primo è il mignolo così, che vuol dire donna o morosa, e il pollice in su per dire invece marito magari o maschio, e questo lo si usa magari quando siete al telefono, un vostro amico mi fa: ah, ma non è che siete al telefono con la morosa? Oppure gli rispondete: ma chi è che siete al telefono? E poi magari li fate così per dirgli che siete al telefono con la morosa o moroso. Il secondo di questi gesti è fare così. Magari l'avrete visto fare, grattarsi un po' la parte posteriore della testa, anche nel video quello dei giapponesi che provano gli snack italiani, quando il mio amico Yuta ha sbagliato a fare una cosa che gli avevo appena detto: ok, date dei voti dall'1 al 10, lui ha detto 80, e quindi quando sbagli praticamente fa: ah, se lo sei. Questa è una cosa che si usa in realtà per 2 cose, si può usare o se si vuole un po' scusarsi, dire: ah, scusate, ho sbagliato, oppure se magari, non lo so, chiedete un favore o qualcosetta a un amico e magari lui non se la sente di farlo, magari vi fa così e vi dice: ah no, è un po' difficile, ah, muscacina, tipo un po' difficile, oppure: ah, oggi proprio, kyowa chotto, mitaina, oggi proprio. Perché devo dire che nella cultura giapponese non si dà spesso delle risposte secche, quindi non si può dire no, non lo posso fare o no, non lo voglio fare. Quindi si cerca un po' di dare delle risposte in modo da rispettare un po' l'interlocutore. Quindi ragazzi, se siete alla ricerca di un no secco, i giapponesi non ve lo daranno perché non è nella loro cultura. Ma se uno vi dice così e vi dice che non ho tanta voglia, vuol dire no per noi italiani. Quindi imparatelo, capitelo e ricordatevelo. Il terzo di questi gesti, questo è, l'avete visto all'inizio del video, questo vorrebbe dire andare a bere con gli amici. Questo si usa magari se vuoi chiedere: andiamo a bere fuori, usciamo a bere questa sera. Questo sarebbe un piccolo bicchiere di sake. Se si vuole andare magari a bere, si usa questo gesto, un po' il nostro questo forse, non so se si usa solo in Trentino, però più o meno è simile. Il quarto di questi gesti è mettere il dito sul naso per indicare se stessi. In Italia si fa così, ma io ormai quando indico me stesso li faccio così, e i giapponesi si toccano il naso per dire: ah, mi? Io? È una cosa normalissima che però magari è un po' strana. Infatti, indicare voi stessi lo potete fare così, mi raccomando, però non indicate mai le persone con il dito, fate sempre così oppure chiamatele per nome, perché è maleducato indicare le persone così in Giappone. Il quinto gesto, allora, questo è questa cosa così, che voi dite: ma che cosa vorrà dire questa cosa? È un po' l'equivalente del nostro questo. Praticamente è se vuoi dire che qualcosa è costoso, già. Vuol dire che costa tanto, fai una cosa così. È questa specie di ok rovesciato per dire che costa tanto. Magari se siete nel ristorante e guardate il menu, magari costa tanto, lo potete far vedere così, ecco. Il sesto l'avrete visto sicuramente fare tante volte negli anime e manga, che sarebbe questo. Questo lo si usa o per chiedere un piacere, onegai, 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 o per pregare, anche magari nei templi, è una cosa molto shintoista questa, e anche magari prima di mangiare, quando si dice itadakimasu, oppure quando si dice gochisousama desu, questo lo si usa veramente tantissimo. Il settimo, anche lo vedete fare tantissime volte, lo definirei il simbolo alla Mosè, è questo.
Questo è praticamente se, vabbè, lo potete usare sia se volete andare da qualche parte oppure per dividere le acque. Un po' vi ho detto che è il simbolo a Mosè perché questo vi darà il via libera, una specie di free pass per aprire magari una folla. Dove dite così e fate sumia sen, e la gente si sposterà di conseguenza e potrete attraversare delle folle. Magari se dovete scendere dal treno vedrete sicuramente le persone fare così o così anche e cercare di scendere. Poi l'ottavo di questi simboli è questo. Può essere usato simile al gesto che abbiamo visto prima, però questo lo potete usare sia per dire magari andate in un ristorante e chiedete una pietanza che non c'è, magari il cameriere si scusa e dice oh, oggi non ce l'abbiamo, oppure se magari non lo so, siete in uno di quei ristoranti che potete mangiare a scoppio, magari continuano a portarvi cibo al tavolo e magari gli volete dire ah no, sono a posto così, moides, o magari se siete magari a casa di un amico e magari la sua mamma continua a darvi da mangiare, potete dire così se non ne volete più e non è maleducazione. Questo lo uso spesso anch'io, anche magari nei ristoranti, perché nei ristoranti in Giappone vi danno l'acqua gratis, però io se mi arriva un bicchiere d'acqua lo bevo praticamente subito e quindi la cameriera continua a venire a riempirmelo, allora gli devo dire no, sono a posto così. Il nono gesto è questo. Non so se l'avete visto fare, però penso che si faccia anche in Italia, no? Questo, quando avete capito. Ah, ho capito! Non lo so se si usa anche in Italia, però magari se qualcuno dice una cosa che avete capito o state ascoltando con attenzione, potete usare questo gesto. Poi questo è anche molto interessante, che è come contano i giapponesi dall'1 al 5. Perché in Italia praticamente si farà 1, 2, anzi io farei così a dirvi la verità, però 1, 2, 3, 4, 5, mentre in Giappone si fa così. 1, 2, 3, 4, 5. Non lo so, funziona così in Giappone, è diverso. Sono stati sempre abituati così, quindi diciamo che per i giapponesi funziona così. Il prossimo gesto, questo è il piegarsi a 45 gradi con le mani chine qui, o comunque in generale fare un inchino. Fare un inchino sostituisce in Giappone un po' la nostra stretta di mano e lo vedrete fare tantissimo a tanti meeting, anche se magari attraversate una strada, magari qualcuno vi lascia passare, fate un mezzo inchino. Io devo dire che anche in Italia magari se qualcuno è gentile con me mi viene da fare un inchino e mi guardano stranissimo. Io anche al telefono, se tipo non lo so, dico ah sì, grazie, anche i giapponesi lo fanno al telefono e anch'io finisco per farlo anche al telefono alla fine, non lo so, è una cosa che ti abitui a fare e poi continui a fare, perché come vi ho detto, vivendo tanto in Giappone si finisce per assimilare la cultura giapponese, quindi funziona così. Poi anche questo è molto usato, questo è per chiedere il conto. In Giapone si fa così, check kudasai, e una cosa importante da dire quando si chiede il conto in Giappone è che non è assolutamente maleducazione chiamare la cameriera, quindi voi potrete urlare ad altissima voce sumimasen e fare così, e la cameriera o cameriere di turno verrà a portarvi il vostro conto. Concludiamo in bellezza con una cosa che magari vi potrebbe servire. Se magari c'è un giapponese, che ne so, un poliziotto che viene a farvi così, o in generale magari anche negli anime si vedono le persone che fanno così, questo non vuol dire Tutankhamon, ma questo gesto sostituisce una X. Vedete che faccio una X, e quindi questo è il gesto per dire Batsu, quindi qualcosa che non si deve fare. Quindi se vedete qualcuno farvi questo gesto, voi smettete subito di fare quella cosa che state facendo perché è sbagliata. Se invece state facendo una cosa giusta, vi fanno così. Questo sarebbe Maru, vedete, è un tondo e vuol dire che state facendo la cosa giusta. Questa è una cosa divertente perché con la PlayStation, per esempio, la maggior parte dei giochi, quando gioco nella versione occidentale, premo sempre la X per dire di sì e il tondo per dire di no, per tornare indietro solitamente, mentre nei giochi giapponesi è il contrario, devo premere il tondo per dire di sì e la X per dire di no, e faccio sempre tantissima confusione perché magari c'ho dei giochi giapponesi che funzionano in un modo e poi quando sono magari nel main menu invece ce l'ho impostato per la console occidentali, quindi faccio sempre confusione. Però ricordatevi, la X è per dire di no e il Maru invece è per dire di sì, così lo sapete. Vabbè ragazzi, spero che questi simboli e gesti, questi body language, vi siano stati utili, spero che abbiate imparato qualcosa di più. Quindi adesso rivediamo la cosa che vi ho detto all'inizio. Tsuma nishin sterunde ippai nonde kaerimasu. Questo vorrebbe dire praticamente la mia moglie è incinta, bevo un bicchiere e poi me ne torno a casa. Spero che questo video vi sia stato utile, ditemi che cosa ne pensate nei commenti, ditemi quale di questi gesti vi ha sorpreso di più e grazie sempre davvero per vedere i miei video. E mi raccomando, se avete delle domande sul Giappone o altre cose che volete che parlo, anche non del Giappone, se c'è qualcosa che volete che vi racconto, un story time, scrivetemelo per favore qui sotto, che mi fa veramente piacere interagire con voi e vi ringrazio davvero di cuore per vedervi questi video. Un abbraccione da Seba e alla prossima, ciao!
Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.